Quando guardi qualcuno suonare o cantare, ti sei mai chiesto se è veramente un musicista, un artista o un semplice strimpellatore? Forse non sei in grado di riconoscere un vero musicista perché non conosci quali sono le reali caratteristiche che un artista dovrebbe avere. E allora voglio riportarti il discorso tenuto qualche anno fa da un musicista americano che ormai ha varcato la soglia dei 60 e sono oltre 40 anni che è sulla cresta dell'onda, da numero 1. Questo è il discorso che lui ha pronunciato durante un evento che lo ha visto eleggere musicista dell'anno. Si trattava di un evento che si chiama Music Charity, cioè carità per i musicisti. Gli americani hanno delle fondazioni dove raccolgono fondi per i musicisti che evidentemente se la passano male. Ti riporto qui brevemente le parti più importanti del discorso, cioè quelle che secondo me è importante che tu conosca. L'artista in questione si chiama Bruce Springsteen, detto anche il boss. Ecco che cosa ha detto Bruce quella sera. Voglio ricordarvi che i musicisti sono coloro che si prendono cura delle nostre vite. Con le loro voci, le loro canzoni, con il loro sangue, sudore e lacrime, con il loro talento artistico meraviglioso e grandioso e con la loro musica, ci hanno ispirato e hanno curato i nostri cuori spezzati. Ci hanno fatto ridere, arrabbiare e piangere. Con questa musica ci siamo sposati e abbiamo divorziato. La stessa musica che è stata con noi nei giorni più neri, che ci ha accompagnato in guerra e in pace, che ci ha aiutato a ridere e piangere e ci ha educati ed amati. La musica è credere nella magia? Non serve la fede, non ne abbiamo bisogno, perché io la vedo. Vedo il miracolo che la musica è in grado di creare. Ho visto gente stanca e depressa che quando ha sentito la musica si è rianimata ed ha cominciato a ballare. I tiranni che bandiscono la musica e la danza non vinceranno né ora né mai. Non diteglielo però, così i loro giorni crudeli saranno contati. Sapete che cosa ha fatto la gente di Timbuktu quando si è liberata? Si è messa a ballare e a cantare. Non puoi trionfare senza la musica, perché la musica è vita. La musica è il canto degli uccelli, il lieve fischio del vento tra le foglie dell'albero nel cortile dietro la casa della tua infanzia. La terra e le stelle hanno un suono che le avvicina tutte. L'uomo e la donna, prima di sentire il loro nome, avevano già sentito la musica. L'avevano sentita dal vento, nel canto degli uccelli fra le rocce, sugli alberi. Ah, ma i musicisti sono degli spendaccioni. Spendiamo troppi soldi in cose troppo stupide. E a volte ci droghiamo, beviamo e amiamo troppe persone. O semplicemente amiamo le persone sbagliate, perché noi siamo le persone sbagliate. Noi roviniamo la vita di molti esseri umani. Siamo i confratelli e le consorelle della congregazione dei fallimenti. E abbiamo bisogno di voi, perché ogni tanto, quando prendiamo la strada giusta, ve la vogliamo raccontare, cantando e suonando. Perché siamo musicisti. Noi musicisti siamo alla perenne ricerca di qualcosa. Siamo nati per cercare, siamo nati per perderci. E nel 98% dei casi va a finire proprio così. E poi, quasi senza accorgercene, ci ritroviamo a casa. Siamo tutti alla ricerca del potere di tirare fuori il meglio da noi stessi e di cercare il meglio in voi, i nostri fan, il nostro pubblico. Vogliamo essere grandi fino al punto di dire sii grande o sparisci. Noi vogliamo essere importanti nelle vostre vite. Questo è tutto ciò che conta. E non ha importanza se ci renderà ricchi e famosi. Noi vogliamo solo essere grandi, perché siete voi la forza che ci spinge a continuare a cercare, che ci spinge a farvi muovere, ballare, magari a fare l'amore, arrabbiarvi e ad agire. Quando suoniamo, noi vogliamo vedere la pelle d'oca sulle vostre braccia. Vogliamo che sentiate la gloria. Vogliamo che vi sentiate felici di essere vivi. E davvero credetemi, è solo questo ciò che per noi conta. Bruce Springsteen, il boss.